Benvenuti a questo che è per noi un appuntamento importante per due motivi, per il prestigio della relatrice, per l'argomento trattato, anche perché comunque si tratta veramente di un'amica della DAFA di Cremona, sicuramente di tanti cremonesi, quindi per noi è da una parte un onore, dall'altro veramente un piacere avere con noi Lina Bolzoni questa sera. E l'incontro è anche di per sé un momento importante, il ricordare, il celebrare i 600 anni di un evento letterario, perché così possiamo definirlo, è un momento, ci offre un momento comunque di riflessione per il quale la DAFA è forse il luogo un po' piccolo, però probabilmente deputato in questo senso, e questo incontro dà anche un po' il senso a certi nostri programmi, a certe nostre scelte, voler riprendere, che so, la storia della poesia italiana, i testi della poesia italiana, quindi direi che si inserisce perfettamente quando la professoressa Bolzoni Lina mi ha prospettato quest'idea. Di cui tra l'altro io non so nulla, cioè di questo video non so veramente niente, è una sorpresa che ci fa e l'ho accettato molto molto volentieri per tutti questi motivi. Quindi io do la parola a Lina ringraziandola ancora per la sua disponibilità, per il suo voler essere stata con noi e quindi noi siamo qui e ti ascoltiamo. Molte grazie. Sempre un piacere per me tornare a Cremona, a cui mi legano tanti bellissimi ricordi. E mi fa piacere che ci siano queste iniziative di rilettura dei nostri classici, di attività culturali. L'incontro di stasera, come avete visto, si intitola L'Orlando Furioso nello specchio delle immagini, che è il titolo di quel volumone Treccani che potete vedere all'ingresso. Come è nato questo lavoro e che significato ha? Beh, è stata un'impresa non facile perché è un lavoro che ha messo insieme 20 autori, alcuni giovani ricercatori della scuola normale, tra cui un cremonese, Fabrizio Bondi, che a causa dell'influenza stasera non può essere con noi, poi diciamo alcuni giovani ricercatori e altri meno giovani, tra cui io, gli esperti diciamo nei diversi campi. Qual è stata l'idea di questo volume? È stata appunto l'idea di fare dialogare fra loro delle discipline, la storia della letteratura, la storia dell'arte, la storia del libro, ma anche i fumetti. Meglio segnato? No, lo metto un po' vicino okay. Perché fuori si sentono un po' meno. Ok, grazie. Dicevo appunto, l'idea è stata di fare dialogare fra loro delle discipline diverse e anche dei punti di vista diversi, appunto la letteratura, l'arte, ma anche forme d'arte che vengono considerate meno nobili, tipo il fumetto, oppure grandi esperienze, il teatro, la musica e così via. E di fare dialogare appunto queste diverse discipline intorno ad un grande testo, l'Orlando Furioso, che è stato pubblicato per la prima volta nel 1516, poi diciamo viene riscritto, l'ultima edizione del 32, grazie. Ma quest'anno appunto siamo al quinto centenario, quindi è un momento diciamo anche per riflettere su questo grande classico e anche su come possiamo oggi far rivivere i classici. Mi sembra di capire che abbiamo problemi. Va bene. Dicevo appunto che il lavoro che abbiamo fatto e di cui oggi volevo parlarvi corrisponde anche a una grande sfida che abbiamo, diciamo, noi che lavoriamo nella scuola, nei campi, nelle biblioteche, che cerchiamo diciamo, di lavorare nel campo della cultura. Cioè, come si fanno oggi vivere i classici? Cosa significa questo? Ecco, se noi pensiamo appunto a questo grande tema, io credo che in primo luogo i grandi classici della letteratura, come appunto l'Orlando Furioso, ma naturalmente anche altri, vivono attraverso i secoli, hanno questa capacità straordinaria di parlarci, no? Di parlare a persone diverse, a tempi diversi. Ecco, e questo come avviene? Beh, in primo luogo diciamo avviene attraverso la lettura, naturalmente, attraverso la lettura personale. Spero venga anche attraverso il lavoro della critica letteraria, il mio lavoro, quindi diciamo, spero che anche questo serva a far vivere i classici.
ma, e qui vengo a un punto a cui tengo molto, vive in tante forme diverse. Ad esempio, vive attraverso il fatto che leggendo un testo, spesso noi diciamo, possiamo proiettare noi stessi, no, in questo testo. Ad esempio, l'Ariosto è molto interessante per la sua capacità che ha avuto proprio di parlare a livello personale a personaggi molto, molto diversi. Ad esempio, vi faccio solo qualche esempio, ma se ne potrebbero fare molti altri, Giordano Bruno si identifica in Rodomonte, vi ricordate il personaggio violento, insomma, nemico di ogni legge e di ogni fede. E addirittura negli ultimi anni della sua vita, quando in carcere a Venezia, ricorda appunto che da giovane novizio aveva con degli altri amici aperto a caso l'Orlando Furioso, ognuno aveva trovato un verso e si era identificato in questo verso, e a lui era capitato il verso di Rodomonte e se ne ricordava ancora a distanza appunto di tanti anni. Oppure è affascinante vedere come Casanova tenesse sul comodino l'Orlando Furioso, e c'è questo, questo episodio famoso dell'incontro di Casanova con Voltaire, e i due citano a memoria a gara l'Orlando Furioso, ed è interessante il fatto che appunto Voltaire citi uno dei versi più inquietanti del poema, quello in cui nel cielo della luna San Giovanni mette in dubbio la veridicità delle storie, perché dice chi scrive i poemi, chi scrive le storie, sono dei letterati che a loro volta hanno, oggi diremmo degli sponsor, no? Hanno dei potenti a cui rispondere, e dice insomma io te lo dico perché sono scrittore anch'io, quindi diciamo uno dei momenti di più radicale messa in discussione, no? Della verità della letteratura o della storia. Oppure per venire diciamo a un esempio più vicino a noi, non so se vi ricordate quel delizioso film di Silvio Soldini, Pane e Tulipani, in cui appunto c'è questo Bruno Ganzo, questo burbero ma delizioso personaggio che ha imparato l'italiano leggendo i poeti, quindi parla un italiano arcaico, molto raffinato, e al ristorante per conquistare appunto la signora di cui si è innamorato si mette appunto a citare delle ottave del Furioso. Ecco, io credo che un classico vive anche così, certo vive attraverso la lettura, vive attraverso gli studi specialistici, ma non solo, vive nella capacità di parlare alle diverse persone, nella capacità diciamo anche di permettere a ciascuno di noi, no, di riconoscersi in qualche personaggio, in qualche situazione. E poi, e questo è un altro punto che per noi è molto importante, vive attraverso le immagini. E noi abbiamo scelto, dico noi, perché appunto questo lavoro nasce anche dalla collaborazione di questo gruppo di ricercatori della Scuola Normale di Pisa, con cui ho il piacere di lavorare, dicevo, lo specchio delle immagini, ecco, abbiamo scelto, no, questo titolo proprio pensando ad Alice. Vi ricordate che Alice ha il coraggio a un certo punto di attraversare lo specchio e proprio così, come dire, trova un'altra dimensione, no? Trova un mondo diverso, proprio perché ha avuto la curiosità di farlo, no? Cioè di andare al di là, diciamo, di quello che sono i limiti del mondo tradizionale. Ecco, per noi che appunto ci occupiamo di letteratura, in un certo senso questo libro e ricerche simili che stiamo facendo da molti anni ha voluto dire attraversare lo specchio, cioè porsi il problema di come le immagini possano non essere soltanto passive, ripetitive, come a volte si dice, ma possano appunto interagire, no, col testo, anche con un grande testo come quello dell'Orlando Furioso. E come abbiamo cercato di mostrare, l'Orlando Furioso diciamo si presta benissimo a questo, perché quasi da subito diventa un best seller, cioè si pubblicano tantissime edizioni del poema, viene tradotto in molte lingue e influenza anche una serie di altre opere letterarie, basta pensare al Don Chisciotte naturalmente, ma non solo, e fin da subito praticamente viene illustrato. Quindi diciamo è un successo letterario che da subito si accompagna anche con le immagini. E cos'erano queste immagini? Beh, queste immagini non sono semplici illustrazioni, ecco, questo è un punto per noi molto importante. Non era facile illustrare l'Orlando Furioso, proprio perché, come voi sapete, è un poema molto complesso, dove le storie si intrecciano continuamente,
Quindi scegliere che cosa e come illustrare voleva dire costruire un punto di osservazione, diciamo, voleva dire cercare di guidare la ricezione del testo. Quindi diciamo un'operazione molto interessante. L'altro punto è che l'Ariosto, come sapete, si presenta sempre come distratto, sognatore, immerso nei suoi amori, che non ha voglia di occuparsi, diciamo, delle cose di tutti i giorni. Però è anche molto consapevole di vivere ormai pienamente nella quella che è stata chiamata la galassia Gutenberg, cioè di vivere pienamente nella stagione del libro a stampa. E già l'edizione del 1516, appunto, del Furioso, è una, è un libro che lui cura molto e che in parte regala ai signori, non so, a Isabella d'Este, insomma, ai suoi protettori, ma in parte sta attento che venga venduto, che venga distribuito. Quindi, diciamo, l'Ariosto è dentro, fin da subito, appunto, la galassia Gutenberg, e il Orlando Furioso nasce da subito proprio appunto come un libro. Un libro certo capace di parlare a tipi di pubblico molto diversi. Nelle piazze di Ferrara, ma nelle piazze diciamo non solo di Ferrara, la gente andava ad ascoltare i cantari e l'Ariosto, diciamo che pure un poeta raffinatissimo al di là dell'apparente semplicità, riprende alcune forme diciamo dei cantari. Ma nello stesso tempo sa rivolgersi al pubblico raffinato delle corti, sa rivolgersi alle donne, in un'età in cui le donne cominciavano ad avere un notevole protagonismo, non solo nelle corti, ma anche a livello di scrittura, a livello appunto di scrivere e pubblicare testi. Ecco, ma guardiamo un po' più da vicino, diciamo, questo poema. Questo poema, e questo è l'aspetto che almeno per me è affascinante, è un poema che non riusciamo mai a prendere, diciamo. È un poema apparentemente facile, apparentemente si è parlato giustamente di armonia, di ironia. Ecco, ma è un poema che continuamente, come dire, ci obbliga a interrogarci sul nostro punto di vista. Cioè, molto moderno in questo. È un poema che continuamente chiede al lettore, no? Di mettere in discussione la propria prospettiva. Ecco, e vi faccio semplicemente un esempio, scusate, speriamo ora di... Ecco, grazie. Eh no, perché sennò non ci vedo più. Ok, grazie. Dicevo appunto, pensiamo al famoso inizio, no? Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto. Ecco, chi è qui il poeta che dice io canto? Vi ricordate la famosa domanda di Contini, chi è che dice io nella Divina Commedia? Ecco, innanzitutto a un lettore di cultura media questo inizio fa venire in mente Virgilio, arma virunque canò. Quindi diciamo da subito il Ariosto, come dire, sollecita la memoria del lettore facendo riferimento addirittura a Virgilio, il poema epico, quindi diciamo al genere più elevato. Però possiamo anche individuare altri ricordi letterari, come ad esempio quello del Purgatorio, dove le donne e i cavalieri, gli affanni e gli agi che ne invogliava amore e cortesia, là dove i cuor son fatti si malvagi. Allora il ricordo del passo dantesco sembra subito introdurre appunto una differenza tra il passato e il presente, no? Quindi ci fa venire in mente un tema molto presente nel poema tra l'ora tragico della storia, diciamo, e invece la gran bontà dei cavalieri antichi, no? Il passato mitico che lui racconta. Ecco, e poi ci fa venire in mente anche il passo famoso dell'Inferno, appunto, dove si dice poscia che io ebbe il mio dottore udito nomar le donne e i cavalieri pietà mi giunse, fui quasi smarrito, il famoso canto di Paolo e Francesca, no? Dove appunto le donne e i cavalieri viene collegato a questa storia d'amore. Poi naturalmente, come vedete dagli altri esempi, ci fa venire in mente Boiardo, il predecessore, colui che lui continua senza mai nominarlo. Ecco, quindi già dall'inizio, su questo naturalmente ci sono molti studi, il lettore colto, diciamo, il lettore che abbia nella mente, no, i versi, diciamo,
che si possono accostare all'inizio del poema, viene un po' disorientato, perché accanto, diciamo, al grande modello epico Virgilio c'è il modello di Dante, c'è il modello di Boiardo, e ci sono, come vedete, altre tensioni che vengono alla luce. Non solo, ma poco dopo, cosa troviamo? Diroga Orlando in un medesimo tratto, cosa non detta in prosa mai né in rima, che per amore venne in furore il matto, d'uom che si saggio era stimato prima. Se da colei che tal quasi m'ha fatto, che il poco ingegno ador mi lima, me ne sarà però tanto concesso che mi basti a finire quanto ho promesso. Cioè, cosa succede qui? Questa è la seconda ottava, quella che viene dopo, quella che abbiamo visto prima. E qui allora chi è che dice io? Dice io un poeta che a sua volta è folle per amore. Vedete quel sé geniale incastrato all'inizio della seconda quartina dell'ottava. Quindi chi è che dice io? È il poeta epico? È il poeta che si ricorda di Dante? Diciamo, è il poeta che a sua volta è folle per amore? Cioè, quindi è il poeta, diciamo, che si mette in gioco, non è più il narratore onnisciente, colui che tira le fila delle marionette dei suoi personaggi, ma anche lui è in mezzo alla follia dell'amore, è in mezzo appunto alle passioni che ci presenta. Ecco, e così, ora non abbiamo tempo di fermarci, però diciamo, per darvi solo qualche altro esempio, la storia bellissima, vi ricordate, dell'isola di Alcina, no? La novella Circe, diciamo, che tramuta in bestia gli innamorati di cui si stanca. E nel mezzo del racconto di questa isola favolosa, cosa dice Ariosto? Dice: chi va lontano dalla sua patria vede cose da quel che già credea lontane, che narrandole poi non se gli crede, estimato bugiardo ne rimane, che il sciocco vulgo non gli vuol dar fede, se non le vede tocca chiare e piane. Per questo io so che l'inesperienza farà al mio canto da poco credenza, e così via. Cosa fa qua l'Ariosto? L'Ariosto del bel mezzo, diciamo, di questa descrizione fantastica, appunto, l'isola di Alcina, dice: ma io sono come colui che va lontano dalla sua patria, e il viaggio, l'andare lontano, diventa un paradigma anche della narrazione. Cioè diventa, diciamo, l'esempio della possibilità di guardare da lontano il nostro mondo. Quindi, diciamo, lui che diceva che non gli piaceva viaggiare, perché viaggiava solo con le carte geografiche, ed era renitente quando i suoi signori volevano mandarlo in Ungheria o insomma in giro per il mondo, ecco, qui usa proprio il paradigma del viaggio per dire: bisogna, insomma, guardate anche da lontano quello che sto facendo. Perché a cosa dovremmo credere? All'isola di Alcina, alla fantasia, appunto all'immaginazione che il poeta ci presenta. E mi viene in mente, proprio appunto leggendo queste ottave, che nello stesso anno in cui appunto nasce, viene pubblicata la prima edizione del Furioso, esce in Europa un altro splendido testo, che è l'Utopia di Thomas More. E anche lì c'è un viaggio, c'è l'andare lontano, c'è la descrizione dell'isola che non c'è. Quindi, diciamo, anche lì, in una forma diversa, siamo invitati a un viaggio intellettuale. Siamo invitati, diciamo, a mettere in discussione il nostro punto di vista, diciamo, tradizionale, no? sul mondo. Ecco, potrei naturalmente fare molti altri esempi, ma volevo solo dire questo, che io credo che uno degli aspetti che rende tuttora affascinante il poema sia non solo le storie incredibili che ci racconta, il modo, diciamo, in cui sa combinare insieme la tradizione classica più raffinata con appunto la tradizione volgare, ma sia anche proprio questo, cioè è molto moderno perché si mette continuamente in discussione, no? Ci invita a giocare il suo gioco, e uso apposta questo termine perché dietro tutto questo, appunto, c'è la tradizione del serio ludere, cioè del giocare seriamente, che è la grande tradizione di Alberti, la grande tradizione di Erasmo, che scrive l'Elogio della follia, quindi, diciamo, che ci spinge a riflettere, no, sul paradosso della follia che elogia se stesso. Così, appunto,
L'Ariosto si presenta come il poeta epico, ma anche come il poeta che a sua volta è folle per amore e che quindi non sa se riuscirà a portare a termine il poema. Ci racconta storie incredibili, appunto l'isola di Alcina, e ci invita a, tra virgolette, credere a quello che dice. E quindi ci invita anche, appunto, ad avere un ruolo attivo come lettori, no? A riflettere su cosa lui ci sta proponendo. Ecco, detto questo, capiamo ancora di più appunto quello a cui accennavo prima, il fatto, diciamo, di cercare di illustrare un poema come questo era veramente molto difficile. E è interessante, diciamo, che questa scommessa venga affrontata soprattutto a Venezia, nelle splendide tipografie, case editrici, no? Che nel pieno Cinquecento proprio si sviluppano a Venezia, che da lì creeranno modelli per tutta l'Europa. E non so, ad esempio, ho visto di recente a Londra la traduzione di Harrington, dell'Orlando Furioso, fatto per impulso della regina Elisabetta, in cui addirittura si recuperano anche le illustrazioni italiane. Quindi, diciamo, diventa un grande modello di libro, no? Di libro stampato a livello europeo. Quindi dico, non era facile illustrare il Furioso, eppure da subito si fa. Evidentemente per accompagnare il successo di questo testo, no? Che appunto da subito riesce a rivolgersi ad un pubblico così, così grande. Ecco, ma come cercheremo di vedere attraverso un percorso molto sintetico, perché appunto nel volume abbiamo messo insieme più di 500 immagini, che era solo una scelta delle immagini possibili, da subito appunto il poema viene tradotto in immagini. E c'è un passo molto bello di Galileo, che amava moltissimo il Furioso, invece disprezzava molto la Gerusalemme liberata, che dice appunto che quando legge il Furioso, ma lui dice quando entro nel Furioso, mi sembra di entrare in una splendida galleria. Ecco, noi in un certo senso così abbiamo cercato di ricostruire questa galleria, cioè dal fatto appunto che sia nelle edizioni cinquecentesche, sia poi, diciamo, nell'opera di molti pittori, scultori, ma anche, come dicevo, attori, anche autori di fumetti, no? Fino ai nostri tempi, diciamo. Questo testo ha suscitato immagini, cioè anche questo è un modo di vivere dei classici, no? Questa capacità, come dire, di ispirare anche gli artisti, cioè di tramutare i lettori, no? In lettori creativi, appunto. Vi faccio vedere allora qualche esempio, diciamo, di questa traduzione in immagini. È l'edizione dello Zoppino del 1530, in cui, come vedete, c'è una immagine all'inizio di ogni canto, un'immagine un po' naif, insomma, no? Che riprende le immagini dei cantari e che ci rappresenta un episodio, perché questo, diciamo, era un problema. In ogni canto troviamo un sacco di episodi, no? Che si intrecciano fra di loro. La Zoppino appunto sceglie un episodio, spesso, come vedete, i duelli e così via, e illustra questo episodio. Invece, più complicata e anche, diciamo, più bella dal punto di vista artistico è l'edizione del Giolito, uno dei grandi editori veneziani, l'edizione del 1542. Ecco, vedete ad esempio l'immagine di Orlando che è diventato pazzo e quindi è nudo, no? E sradica un albero. E appunto in questa edizione cosa si fa? Innanzitutto si sceglie sì un episodio centrale, ma si possono anche, come dire, aggregare episodi diversi. Ma naturalmente, lo vedete subito, la qualità è nettamente migliorata. Poi vediamo un'altra edizione, l'edizione Valgrisi, in cui, come vedete, l'illustrazione ormai è diventata tutta pagina. Quindi anche fisicamente, diciamo, dello spazio della pagina, l'immagine acquista uno spazio notevole. Non solo, ma qui si cerca appunto di, in un certo senso, inseguire il poeta, no? Che combina storie diverse, l'antalasmon appunto che caratterizza il Furioso. E quindi si collocano, poi su questo torneremo, si collocano nello spazio della pagina quello che nella narrazione sono i fatti che si collocano nel tempo appunto della narrazione. Una sfida naturalmente non semplice. E poi
Un'altra bellissima edizione è questa di Franceschi del 1584, in cui, come vedete, ancora no, i diversi episodi si collocano nello spazio, in cui ancora abbiamo un'illustrazione a tutta pagina e per la prima volta, vedete nel frontespizio, sappiamo chi è l'autore delle immagini, adornato di figure di rame da Girolamo Porro. Perché appunto per le edizioni che vi ho mostrato prima sappiamo chi è il curatore, sappiamo chi è l'editore, non sappiamo chi ha fatto le immagini. Anche questo è indicativo del fatto che ormai, diciamo appunto, siamo negli anni 80 e 500, anche chi fa le immagini, diciamo, ha acquistato finalmente una dignità più importante. Col 600, per via della fortuna che tocca alla Gerusalemme liberata, non abbiamo edizioni importanti illustrate del Furioso, che invece troviamo nel 700. Ecco, vedete, abbiamo col 700 in un certo senso si torna a scegliere un episodio, no? Un episodio. E abbiamo ad esempio questa illustrazione, questo esempio dell'edizione Orlandini, oppure queste bellissime edizioni dell'Ozzata. E poi, ad esempio, questa edizione di Baskerville pubblicata a Birmingham, che richiama la nostra attenzione proprio sulla fortuna europea del Furioso, no? Cioè sul fatto che il Furioso, accanto al cortegiano, ma forse ancora più del cortegiano, è diventato veramente il simbolo del Rinascimento italiano e quindi, diciamo, si è diffuso in Europa. E infatti a questa edizione partecipano diversi artisti di diversi paesi. Ecco, questo invece è un esempio romantico, preso da un disegno di D'Azeglio, e poi naturalmente la fortunatissima edizione di Doré, grande illustratore dei nostri classici, più volte appunto ristampato, e vediamo subito, no, come appunto come questo poema venga illustrato, visualizzato, no, in una ottica completamente diversa, che è appunto l'ottica romantica, vedete qui questo paesaggio. E qui invece, saltando, diciamo, al Novecento, tra gli autori novecenteschi che apprezzano Rolando Furioso abbiamo, come sapete, Italo Calvino, il quale appunto, come dire, sceglie un percorso attraverso il Furioso che legge alla radio, e fra quello che stiamo cercando di fare proprio per il quinto centenario del poema, abbiamo recuperato proprio anche dei vecchi dischi, questi programmi in cui lui leggeva il Furioso. Poi, quindi lui fa una scelta appunto del Furioso, da par suo naturalmente, da autore critico raffinatissimo, però rivolgendosi ai ragazzi anche, rivolgendosi, diciamo, a un pubblico medio. E nel 2009 Grazia Nidasio, che è, come sapete, una straordinaria illustratrice anche per l'infanzia, illustra appunto il Furioso raccontato da Calvino. Ecco, vedete a sinistra, come dire, Rodomonte che sale sulla torre, no? E che recupera un po' certa figurazione futuriste. Oppure invece l'ippogrifo col mago Atlante, che sembra una macchina da fantascienza, diciamo. E poi, ad esempio, in questa rilettura del Viaggio sulla Luna, vedete che Grazia Nidasio, come dire, contamina il passato e il presente, perché sulla Luna c'è l'impronta del primo astronauta sulla Luna. Ecco, questo è uno degli esempi di quello che dicevo prima, cioè della capacità degli artisti di fare rivivere il poema, no? Di farlo rivivere anche visivamente e dialogando appunto con quello che succede dopo, con la fantascienza, col viaggio sulla Luna. Ecco, volevo appunto dire questo, che questo ci fa vedere come illustrare un testo sia anche una grande operazione critica, sia un modo, diciamo, di leggere il testo. Perché il testo del Furioso è di grande complessità, appunto mette insieme, come diceva all'inizio, le donne e i cavalieri, l'arma e gli amori, mette insieme la tradizione epica, la tradizione romanzesca, la magia,
Ecco, e se noi guardiamo ad esempio all'edizione che avevamo visto prima del 1542 di Giolito, cosa fanno le immagini? Le immagini mettono sostanzialmente da parte le varie maghe, le donne, diciamo, e la magia, e invece puntano molto l'attenzione sulle battaglie, no? Sugli assedi. Quindi, in un certo senso, le immagini è come se volessero farci ricordare l'aspetto epico, a scapito, no? Dell'aspetto, diciamo, erotico o magico. Quindi è sempre molto interessante, non è mai una, come dire, un'operazione puramente fotografica, no? Illustrare un testo, e specialmente appunto illustrare un testo come Il Furioso, ma vi faccio vedere qualche altro esempio. Questo è Fabrizio Clerici, che appunto rappresenta, come vedete, i duelli come se fossero in un grande teatro, no? Come se fossero in un grande teatro. E poi questo è un altro esempio, sempre tratto da Clerici, il quale, vedete, fa vedere appunto tutti questi corpi infilzati in un'unica lancia, che è una ripresa un po' grottesca, no? Di questo che è uno dei vanti tradizionali del grande potere, no? Dei cavalieri antichi. E poi abbiamo un esempio di Mimmo Palladino nell'edizione appunto pubblicata nel 2011 dalla Treccani, dall'Enciclopedia Italiana. Questo molto rapidamente per farvi vedere, diciamo, come possiamo seguire da subito, praticamente dal 1530 fino ai nostri giorni, il fatto che il testo venga illustrato, cioè tradotto in immagini. Ma non abbiamo solo questo, possiamo andare oltre il libro e abbiamo tutta una serie di incisioni. Ad esempio questo che vedete sono, diciamo, due personaggi, Ricciardetto e Marfisa, che vengono presentati attraverso questi elmi fantastici, molto eleganti, diciamo, che costituivano uno dei topoi, no? Uno degli aspetti più fortunati dell'epoca. Però accanto a questa visione così elegante, diciamo, abbiamo anche questa visione comica. Vedete Antonio Tempesta, che appunto rappresenta l'amorosa Angelica e il bellissimo Medoro, no? Naturalmente invece, come vedete, ridotti a delle maschere così, insomma, comiche. L'altra cosa interessante è che nell'Ottocento cosa si fa? Si fa anche una lettura politica, diciamo, del Furioso, per cui qua vedete che c'è Vittorio Emanuele II, che è andato sulla Luna a recuperare il senno del Papa, no? Il senno del Papa Pio IX, così come vi ricordate nel poema, appunto, Astolfo va sulla Luna per recuperare il senno di Orlando, appunto diventato pazzo per amore. Questo è solo un esempio di una riscrittura politica che evidentemente funziona perché la gente conosce i personaggi, diciamo, perché sennò la cosa non ha senso. Ecco, e questa addirittura sono delle scatole di fiammiferi su cui venivano appunto rappresentati dei personaggi e degli episodi appunto dell'Orlando Furioso. Quindi questo ci dà l'idea, come di una diffusione anche popolare, no? Nella vita di tutti i giorni la gente usava appunto queste scatole di fiammiferi con personaggi e anche citazioni dall'Orlando Furioso. Cosa succede? Succede appunto che... Grazie. Vi dicevo che proprio l'edizione 1542 Giolito ha una grande fortuna da subito, nel senso che fornisce i modelli anche per degli splendidi piatti di maioliche. E questo vediamo qui, un esempio che risale a circa il 1550. Quindi, diciamo, pensate che questi splendidi piatti di maioliche, che venivano usati per le grandi feste, sulla tavola, diciamo, fanno vedere una cosa che veramente, secondo me, è molto interessante, cioè il fatto che, come capitava per gli dei antichi, no? Nelle ville dei romani, così i personaggi del Furioso entrano nella vita di tutti i giorni, cioè sono presenti appunto, no? nei banchetti. Ecco, e se andate a Bomarzo potete vedere appunto nel meraviglioso giardino di Virginio Orsini, no? Ci sono vari episodi, vari personaggi ispirati al Furioso, fra cui appunto l'orca. E anche questo è interessante perché ha a che fare
con la fortuna cinquecentesca del poema, no? Che diventa una specie di grande teatro, che diventa anche appunto capace di influenzare un giardino come questo, dove c'è un percorso, no? Che è un percorso anche di memoria magica, di memoria letteraria. Nella pittura, pure qui vi faccio vedere solo alcuni esempi. Ecco, abbiamo da subito Niccolò dell'Abate che appunto per un palazzo bolognese illustra alcuni personaggi, alcuni episodi del Furioso. Purtroppo poi questi affreschi sono stati staccati, per cui oggi sono appunto alla Pinacoteca di Bologna, ma è molto interessante perché da subito appunto ci sono numerosi palazzi nei posti più incredibili, ad esempio anche in Valtellina. No? Dove i signori diciamo, fanno dipingere le loro stanze principali appunto con episodi ispirati al nostro poema. E poi questo famosissimo, che andiamo nel Settecento, Tiepolo, no? A Villa Valmarana, e vedete subito come cambia diciamo, la sensibilità. Qui siamo in piena Arcadia, quelli che vediamo sono personaggi quasi presi in un duetto metastasiano, no? Così come abbiamo visto prima, appunto come, non so, Dorè tramuta il poema in un poema romantico, così appunto qui nella bellissima villa di Valmarana, Tiepolo, come dire, rilegge il poema alla luce del gusto settecentesco. E qua invece abbiamo l'esempio di una lettura molto diversa, una lettura che in fondo è vicina a quello che vediamo qui, no? Cioè il mito del Medioevo, no? Che viene fatto rivivere. Per cui questi personaggi sono personaggi dell'Ariosto, diciamo, vengono rivissuti con una forte sensibilità appunto romantica e legata al mito, diciamo, del Medioevo. Un altro esempio molto interessante e poco noto è questo del Casino Massimo Lancellotti, che viene appunto affrescato, come vedete, da pittori tedeschi. E qui diciamo il modello è soprattutto epico, no? L'idea dello scontro di civiltà, diciamo, è sulla linea appunto più epica che amorosa o magica. E invece questo, diciamo, per tornare invece alla pittura, questo è un bellissimo esempio di Girolamo da Carpi, dove Ruggero libera Angelica. E naturalmente l'ippogrifo è così come l'orca, vedete? Cioè la dimensione fantastica, la dimensione dei mostri, ha grande fortuna, diciamo, nella pittura. Qui è il caso di Giovanni Billivert che era stato invitato dal cardinale Carlo de' Medici appunto a eseguire una serie di pitture ispirate al Furioso. Ecco, e qui vediamo appunto Angelica che si mette in bocca l'anello e si sottrae alle voglie amorose appunto di Ruggero che si sta spogliando rapidamente, ma lei appunto se ne va, sparisce. Ecco, questo è di Rutilio Manetti e rappresenta alla corte di Alcina il gioco dei segreti, che era un gioco che effettivamente si faceva nelle corti, in cui appunto con la scusa del gioco, gli innamorati appunto si rivelavano, no? Il segreto del loro amore, e qui vedete Alcina con Ruggero, appunto, che è il prodromo poi dei loro amori. Questo, diciamo, è uno dei quadri più famosi, è Ingres, appunto, Ruggero libera Angelica, che è al Louvre e che ha moltissima fortuna poi nell'immaginario successivo. Rapidamente qualche altro esempio, diciamo un'interpretazione simbolista, sempre dello stesso tema, di Arnold Böcklin, e poi veniamo ai nostri Savinio e De Chirico. Come vedete siamo nel pieno del Novecento, diciamo. Ecco. E veniamo ai fumetti. Diciamo, da subito la cosa interessante è che il poema non solo viene letto nelle corti, ma come dire, anche delle persone analfabete imparano a memoria delle ottave. C'è un bellissimo passaggio del viaggio di Montaigne in Italia, dove dice di aver sentito delle pastorelle sugli Appennini, no, che sapevano a memoria ottave del Furioso. E abbiamo molte altre testimonianze di questo. Del resto,
È una tradizione che dura fino ai nostri giorni, anzi che è stata ripresa di recente, c'è di gente che sa a memoria Ottava del Furioso e che sulla base di questo poi improvvisano nei maggi, diciamo. Questo tra la Toscana, l'Umbria e anche sull'Appennino, appunto, tosco-emiliano. Ecco, e questo aspetto è molto interessante, cioè il poema, che è un poema raffinatissimo, ha fin da subito la capacità di parlare a diverse persone, a diversi livelli di cultura. E allora a noi è piaciuto far vedere come anche nella tradizione successiva, diciamo, anche nella trasposizione in immagini, abbiamo non soltanto i grandi pittori, no, che abbiamo visto prima, ma abbiamo appunto anche i fumetti. E ad esempio, appunto, abbiamo questo esempio di Pino Zac, il quale pubblica una, vi ricordate, è l'autore satirico che scriveva per Il Male, diciamo, un autore molto, che ha un'ottica molto radicale, molto critica verso la realtà. È molto interessante il fatto appunto che traduca tutto il poema in fumetti. E ad esempio è bello perché commenta via via anche il poema, cioè vedete, ecco, vedete questa cartina, dice ma qua non mi trovo più, cioè queste storie sono troppo complicate, no? Cioè, oppure subito sopra, ecco, vedete l'Ariosto che ha in mano la penna e il disegnatore che ha in mano, diciamo, la matita. È una messa in scena del fatto che l'Ariosto, il poeta, dice ma tu mi stai rovinando, cioè mi stai riducendo a fumetto, no? Mi stai riducendo a immagini. E lui risponde dicendo ma ormai viviamo nella società di massa, no? Ormai, diciamo, le immagini hanno preso il sopravvento. Cioè, è molto interessante perché, sia pure in modo scherzoso, ma appunto siamo negli anni 70, Pino Zac non solo traduce appunto in immagini il poema, ma in un certo senso mette in scena alcuni temi che erano molto presenti anche nella critica letteraria del tempo, appunto il rapporto parole-immagini, la struttura, no? Il problema della struttura appunto del poema. Crepax, non so, quelli della mia generazione ricorderanno Linus, grande protagonista appunto, tra i grandi protagonisti di Linus. Ecco, Guido Crepax, e questo l'abbiamo scoperto da poco, diciamo con grande piacere, era innamorato del Furioso. Pare che la sera, mentre la moglie preparava la cena, lui gli leggesse delle ottave del Furioso. E cosa fa? Naturalmente, come dire, sapete che il suo fantasma erotico era Valentina, e ecco, che Valentina diventa Angelica. Ecco, e addirittura aveva fatto un gioco da tavola, ecco qui vedete appunto Angelica che fugge, no? Il paladino che la insegue, e quindi diciamo questo è un altro aspetto pure molto interessante, cioè il fatto che già nel 600 c'era un gioco che si chiamava il labirinto dell'Ariosto, che era una specie di, come dire, gioco dell'oca, no? Una grande tavola su cui i vari luoghi erano luoghi tratti dal Furioso. Quindi se tu tiravi i dadi e arrivavi al Castello d'Atlante, dovevi fermarti, perché il Castello d'Atlante, no, tutte le eroine e i cavalieri sono bloccati lì, e così via. E è interessante che appunto Crepax probabilmente non conosceva questa tradizione, però a sua volta coglie questa dimensione di gioco combinatorio, no? Di gioco dei ruoli, diciamo, che è presente nel poema. Naturalmente, io non ho tempo di fermarmi, ma c'è una grande tradizione, grande fortuna del poema, anche nella danza, nella musica. Qui facciamo vedere appunto soltanto un esempio seicentesco, un'opera balletto rappresentata a Firenze, ma c'è tutta una parte molto importante di fortuna musicale del poema, fra 6 e 700 anche oltre, e naturalmente il Teatro dei Pupi, che è la ripresa della tradizione popolare che dicevo, in fondo anche un ritorno alle origini, cioè già Boyard e poi Ariosto avevano ritradotto appunto in modo culturalmente raffinato, ma quello che era una tradizione popolare. E qui vedete un altro esempio. Ecco, ed invece arriviamo a quello che è stato forse la più straordinaria riproposizione teatrale del poema, curata da Luca Ronconi, il quale, come vedete, nel manifesto in cui appunto si pubblicizzava nel 69
a Piazza Maggiore a Bologna, appunto la rappresentazione dell'Orlando Furioso, fa un manifesto che si ispira a Anger, no? Vedete l'eroina appunto nuda attaccata alla roccia. Ecco, per questo spettacolo Luca Ronconi lavora con Sanguinetti, quindi diciamo rileggono insieme il poema e lo rileggono in un modo molto moderno, tanto è vero che le prime rappresentazioni vengono fatte in piazza e contemporaneamente ci sono diverse scene, in modo che erano, come dire, gli spettatori che sceglievano, no, il percorso da fare. Quindi questa idea decostruzionista, insomma, del poema, no? Questo fatto che si mette in scena appunto la molteplicità delle strade possibili che si possono seguire, i destini incrociati, no? Come avrebbe detto Calvino, insomma, cioè il castello dei destini incrociati. Ecco, e quando poi, a anni di distanza, Ronconi rivedrà la sua opera per la televisione, naturalmente questo non sarà più possibile, perché bisognerà scegliere una linea narrativa, e malgrado questo, diciamo, è uno spettacolo veramente straordinario. Viene fatto per la televisione nel 74 e ci piacerebbe che anche oggi la televisione facesse qualcosa di altrettanto elevato, diciamo, a livello culturale. Un ultimo, qui vediamo una scena tratta appunto dallo spettacolo di Ronconi. Ecco, e un ultimo esempio che vi volevo proporre prima appunto di mostrare il breve video che abbiamo fatto è l'esempio appunto dell'Orlando Furioso messo in scena dai detenuti di Volterra nel 1998. Ecco, questa è la scena finale in cui i carcerati attori, come vedete, sono come dei pupi che tornano dentro l'armadio quasi. E è stato uno spettacolo di grande interesse perché era un momento anche di crisi della compagnia di Armando Punzo e diciamo c'è una testimonianza molto bella sul fatto che la compagnia usa il poema e usa appunto questo esperimento, no, di teatro fatto con i carcerati per attraversare insieme il labirinto, no? Per ritrovare una dimensione di speranza appunto. E tra l'altro molti di questi carcerati avevano familiarità col Teatro dei Pupi perché venivano appunto da regioni in cui il Teatro dei Pupi era ancora presente. E quindi diciamo con questo esempio, come dire, di rilettura molto moderna, molto sperimentale del poema, in cui il poema viene usato per ricreare speranza, appunto, volevo concludere questa mia chiacchierata prima di passare a vedere il video. Grazie. Per obbligo e per ruolo, però mi spiace perché veramente ci hai portato in un altro mondo, posso dirlo, ci hai portato davvero in un altro mondo, prima con quella generosa spiegazione che ci hai dato, veramente nel senso che ci hai aperto molte porte, e poi con la visione di questo video che è breve ma intensissimo. E poi il vedere come queste immagini antiche, questi libri antichi possano ancora parlare in maniera viva, effettivamente, cioè, lo sappiamo, il vedercelo, lo sappiamo teoricamente, il vedercelo esporre, il vederlo praticato, il provarlo direttamente sulla, così anche sulle nostre emozioni, se vogliamo, perché penso siamo tutti un po' emozionati, e vabbè, è un tuo grande merito di averci portato questo, quindi noi ti ringraziamo veramente. Grazie moltissimo ancora e tantissimo. Grazie davvero.